Ciao a tutti amici di Steam Hardware, quest'oggi andiamo a fare la video preview della nuova AMD R7 260, che si contraddistingue dalla sorella maggiore 260X per specifiche tecniche differenti e per un prezzo inferiore. Come potete vedere, la scheda arriva senza bundle, senza scatola, in quanto è un sample di pre-produzione, quindi non troviamo bundle e scatola, però la scheda è pressoché quella definitiva che troveremo nella versione retail. Come potete vedere è AMD Reference, quindi presenta un dissipatore con lo stesso design delle nuove R9 R7. Ha una parte in plastica con il nuovo design delle nuove schede, quindi contornata da queste serigrafie rosse. Poi presenta un dissipatore in alluminio senza heat pipes, e con dissipato da una ventola 75 mm radiale, quindi non ha turbina a differenza delle sorelle maggiori. Inoltre, questa scheda posteriormente presenta un PCB di colore nero e un bracket tipico del modello reference di AMD per tenere al suo posto il dissipatore. Inoltre presenta anche uno slot per il crossfire, ma questa scheda supporta, come le sorelle maggiori R9 290 e 290X, anche il crossfire senza bridge fisico. Inoltre potete vedere, come abbiamo detto, che è una press board anche dell'adesivo. Poi l'alimentazione è fornita da un semplice 6 pin, quanto la scheda dovrebbe consumare all'incirca 95 watt contro i 115 della sorella maggiore 260X. Come uscite video abbiamo HDMI, DVI e DisplayPort, quindi una predisposizione abbastanza completa per l'uscita video. Inoltre, le specifiche tecniche di questa scheda sono i 768 core contro gli 896 della sorella maggiore 260X. Abbiamo disponibile solamente 1 GB di RAM, anche questo diverso rispetto alla 260X, che è disponibile sia in 1 GB di RAM, ma anche 2 GB. Inoltre, anche il core clock minore, che è fino a 1 GHz qui, mentre per la sorella maggiore è 1 GHz e 1. Per questo è tutto, vi rimandiamo alla recensione completa di questa scheda, molto interessante, in anteprima italiana per steamhardware.com. Si piazza questa scheda sulla fascia di prezzo della 650T e faremo una recensione approfondita e completa proprio per paragonare queste due schede, sia nei giochi sia nei benchmark. Quindi vi mandiamo alla recensione, dove vedrete tutti questi benchmark e giochi, queste due schede, e vi farete un'idea, di quale comprare. Con questo è tutto, e un saluto dallo staff di Stream Hardware. Ciao!